You can do this, Lace. It's gotta be done. Ragazzi, Lace, ho sentito la tua voce ma non ti vedo. Neve, almeno tu ci sei. Siamo tornati qui, dove tutto ha avuto inizio, l'inizio della fine. E abbiamo un pugnale da trovare. Che bello sapere almeno, no? Il prossimo passo, sapere cosa va fatto. E fare qualcosa di tangibile per farlo. Potrebbe far piacere anche ad Harding, visto che si lamenta sempre. Certo che questo posto è, per quanto in questo momento terribile, è bello. È tutto incredibilmente bello e triste e doloroso. Sono abituato ad avere altri tipi di emozioni, sarò sincero. Ero abituato all'avventura spensierata, ma qui essere spensierati non è semplicissimo. I should have taken the shot. That would have made things worse. You don't know that. All you have are guesses. We're up against something unfamiliar, working with more rumors than facts. Of course that's all I have. I should have taken the shot. Onestamente, in questo momento è indifferente. Forse avresti dovuto, la colpa è di tutti. Non è davvero importante di chi è la colpa, ragazzi. Andiamo al sodo. Non si piange sul latte versato. Adesso, oggi, prossimo passo. Cosa dobbiamo fare? Cosa possiamo fare? Su, via. We shouldn't be at each other's throats. I'm not, Nev. I'm not. I don't blame you. Or Rook. Or anyone. So just yourself. How's that working out? Tried to stop the world from being swallowed by chaos, and now it might be swallowed by chaos anyway. Elven gods escaped from their prison, Solas is in your head, and we're scrambling to figure out what to do. And Varric? Varric knew the risks. He knew what it might cost. We're still standing. The fight's not over. You know, I like that about you, Lace. You don't stop fighting, you push for answers and action. While I can get stuck on questions forever. Well, we need someone who can put the pieces of the puzzle together. We're fighting the unknown. Exactly. Everyone has a part to play. Varric brought us together because of our strengths. He wanted a team he could rely on. We have to be that team. Play to our strengths. And rely on each other. I think I can manage that. Then let's find Solas's dagger. It'll be a start. Nel frattempo io sono scalzo e ho Solas nel cervello, Lace. Quindi, come dire... prendiamo le cose, no? Con molta filosofia, perché tutti lamenti, ma c'è chi sta peggio e sarà sempre così. Qui non credo ci sia nient'altro. Guarda i miei piedi. Ma perché? Cosa ho fatto di male? È normale quella luce lì? Dovrei aspettarmi cose simili sempre, oltre a rocce che volano. Look, there's magic lingering in this spot. Strong, old. The dagger was here. Something took it. Ah, voi mi state dicendo che era caduto in questo luogo e qui addirittura è rimasta della magia. Non chiedetemi perché stavo per chiamarla Magla, ma quello deve essere il Solas nella mia testa che mi confonde. Allora, io ho sempre paura di perdermi qualcosa. In un altro mondo direbbero che ho il FOMO. Non so se è un termine fun. Darkspawn. Oh no, what if it took the dagger? Only one way to find out. Quello aveva il dagger perché era strano. Allora io ho l'ultimate carica, giusto? Che
aspetta un attimo. Y era com'era? No. K. Compagni. Nev, che ora sto con te, cara ragazza. Tu che abilità hai? Tu hai 0 punti, ma per capire, rompi ghiaccio, applica detonazione ai bersagli frantumati. Ci manca un po' di sinergia in questa fase, eh? E per il resto hai danni contro barriere a più 50 con rompighiaccio. E qui hai il tempo rallentato mentre usi questo effetto. Anche tu hai tempo rallentato. Secondo me il tempo rallentato è una cosa molto intelligente. Abilità. Abbiamo un punticino noi, signori. Allora, penetrazione, immagino che vada al di là delle armature. Sbilanciamento con spada. E poi questa. Io partirei da sotto e poi salirei. Tac. E andiamo. E andiamo così. Board of... Io, se possibile, non vorrei fare respec al solo scopo di correggermi. Di tanto non credo serva. Poi chiaramente potremmo fare un respec serio semplicemente per provare cose nuove. Quello è un discorso molto diverso. Biblioteca, cosa ci siamo persi? Il popolo elfico. L'armeria elfica, quindi era effettivamente un'armeria quella. Dal diario di Bellara, ti credo che sono robe nuove. Abbiamo trovato un altro di quegli strani edifici elfici, quelli con gli anelli che gli girano intorno. Questo però era unico perché non era mezzo sciolto. Molto, molto tecnico il termine. Non so bene che tipo di magia occorra per sciogliere la pietra in quel modo e sinceramente non so se voglio saperlo. Dovresti chiedere ai nani, che sono sicuramente più esperti di rocce di te. Non so come mai questo sia arrivato a noi quasi del tutto integro, mentre gli altri hanno subito così tanti danni, ma l'Illuvian all'interno era distrutto. Forse è per questo. Anche tutte quelle armature vuote erano parecchio inquietanti. Mi aspettavo continuamente che mi sarebbero saltate addosso dal muro. Yeah. Dal diario di Strife, rovine remote con la R Moscia di Ramar Ramarone. Le reclute degli acrobati del velo mi fanno sempre la stessa domanda. Che cosa sono le rovine remote? Dico loro che dipende dal giorno della settimana. Cambiano sempre, una settimana gli alberi diventano blu, quella dopo si sentono voci che ti parlano dal nulla. La verità è che non sappiamo cosa siano davvero. Sappiamo solo che un tratto di foresta prima adatto a dei bei picnic è diventato adesso un intricato labirinto di specchi in continuo mutamento. È come se la realtà stesse cercando di capire cosa vuole essere, quale forma vuole assumere, è un adolescente, ma continuasse a cambiare idea. Ho esplorato la foresta di Arlatan per gran parte della mia vita e non ho mai provato un tale disorientamento. La foresta che conoscevo un tempo sta diventando qualcos'altro. Yep. E nella mappa pure tu mi vuoi puntare qualcosa di nuovo perché ho l'accesso al diario. Bellara, elfa d'Alice, membro degli Acrobati del Vero, si è unita alla squadra. Sì. Segui il ghoul. Trova il pugnale di Lirium. Ok. Direi che più o meno ci siamo. Non so se essersi fermati proprio in questo momento fosse una cosa normale. Quando avremmo dovuto correre. Ma tant'è. Look, there it goes. Sì. Che c'è qua? Ma sentivo un rumore di altri ghoul, altre bestie. Perché lui l'ho lisciato e va bene. Ah, questo è per scendere più velocemente, credo. Quelle bolle di putrefazione e marcescenza comunque fanno dei suoni gorgoglianti davvero inquietanti. Non so se condividete, ragazze. Altro durame. Che poi noi tecnicamente ci mettiamo a smantellare del durame da assi e quant'altro. Big Darkspawn coming right at us! Ah, giusto. Dovevo pararlo. Devo ancora rientrare nel mood. Un attimo. Ho detto rientrare nel mood. Alt.
Non sto ragionando come dovrei. Qua, qua. Ah, è rallentato. Ah, sì, perché gli ho rallentato il tempo. We have to go after that ghoul. Let's get this gate open. Look up there. Con calma, con calma. Perché io non utilizzo il tasto Q, che è quello preposto. Uso dei tasti del mouse, però alle volte faccio altre cose che mi fanno dimenticare i tasti, ed è una cosa che faccio purtroppo molto spesso ultimamente. Allora, e no buono. Ok, ragazzi, non mettetevi in mezzo che qui facciamo casino. Non cadetemi di sotto, Dio vi prego. Ok, poi qui ci abbiamo già buttato un occhio. Di qui, cosa diavolo è quello? Non l'avevo mica visto quel raggio. Sta puntando davvero una parte sbagliata, in modo palese. Punta il generatore di raggi sui nodi energetici, tipo là. Good work. Let's keep on the trail. Vabbè, bravo me. Ok. Non era da utilizzare la testa in questo caso, ma da usare le mani. E quello abbiamo fatto. Velo, un elmo. Noi avevamo zero elmi, quindi ci dà difesa e danni. Capacità. Cosa intendiamo per danni capacità? G. Barriera, sì, quello lo so. Modifica perché è l'aspetto. Siamo davvero molto coperti con quest'elmo. Allora, la mia idea è tenere l'elmo sempre e vedere che succede, e lasciando l'opzione però che se lo tolga nei dialoghi. Povero Crust. Allora, ragazzi, seguitemi, grazie. Darkspawn don't usually collect things, do they? Solus's dagger is special. They might have been drawn to it. Se vogliamo essere sinceri, io non voglio parlare per voi perché non so quali siano le vostre competenze, ma non credevo ci fosse grande conoscenza delle abitudini dei Darkspawn. Si considera che il 99,999% siano semplicemente senza grande capacità di ragionamento, ma... Ci sono delle eccezioni, giusto? Ce n'era una, oltre a Corypheus. Si chiamava Architetto, mi pare. È sempre uno dei racconti del buon vecchio Varric. Ma ci sono stati elementi in grado di fare un 2 più 2, quantomeno. E quello era un bel pugnale, quindi... Grazie. C'era qua. Sì, un attimo. Questo era cristallo puro. Sbilanciamento e atterramenti. Segui atterramenti con E. Danneggiare i nemici riempie la loro barra di sbilanciamento. Una volta piena i nemici diventano sbilanciati, cosa che li lascia vulnerabili e temporaneamente incapaci di combattere. Esegui un atterramento contro un nemico sbilanciato per colpirlo con un attacco potente e infliggere più danni. Dopo l'attacco il nemico non sarà più sbilanciato. Trouble nearby. Hey bro, nice shot. No, non è quello che volevo fare. Oh, mi ha preso in salto, mi ha preso in salto, mi ha preso in salto. Volevo fare un attacco in salto per vedere com'era, perché non lo uso mai. Ma quella è maledizione sarba schifosa. Che facciamo? L'ho... Ho premuto per bloccarlo. Dai che voglio continuare. Take them out.
Allora, io devo fare allenamento, signori. E ce ne sono due adesso di questi. Hai voglia di allenamento? Allora, mettiamoci un attimo qua. Volevo stare vicino a voi. Did you find the dagger? È successo qualcosa là. Let's keep looking. Allora, almeno quell'ultimate ha avuto un po' di senso di esistere. Forse dovrei iniziare a utilizzare Q invece che tasto laterale del mouse numero 1. Che normalmente viene identificato con tasto 4. Dovrei combattere un po' di più. E più a lungo e più spesso. In modo che un po' di memoria muscolare possa aiutarmi. Come anche saltare con F. Mi pare che ci sia un forziere. Così percepisco. Vedete, sono un cacciatore di tesori. Sento puzza di forziere. Non è questo forziere quello che vedo là, però no. Esatto, non è questo. E io qui non ho modo di... forse si può tornare sui nostri passi in un altro modo. Forse. Da qua? Un bel giro largo da sopra? Possibile, possibile. Mi puzza di cosa positiva. Tu quanti odori percepisco? Odori di pioggia adesso. Puzza di forzieri. Punta di right path. Io devo continuare a ricordarmi che non posso attaccare i mischi in base a dove miro. Ma guarda che prendo del durame. Ogni tanto vedi che a sfondare il legno. Ma è più unico che raro, ok. No! No! Non devo. Non devo andare di qua. Era di qua. Questo così era più per stizza che per altro. Corona di foglie. Iniziamo un attimo a... più difesa, danni capacità, io devo capire cos'è. Se faccio dettagli, non ci dà... Raduna gruppo, i campagni infliggono danni aumentati e supremo, tutto attacco di opponente utilizzo richiede di generazione... 5% danni capacità. Cosa vuol dire? Comunque in generale questo ha più danni e un po' meno difesa. E stante il fatto che io vorrei fare più danni che essere bravo a difendermi, perché prima o poi dovrei diventare anche capace di iniziare effettivamente a parare, schivare, bloccare come si deve, rimaniamo così. Riprendiamo dove ci eravamo lasciati. E lì abbiamo un cristallo da portare un po' in giro. Over there, a dagger thief. È inutile che corriamo, però, vero? Durame. Pezzo di metallo grande, questo è nuovo. Sì, qui non credo ci si possa arrampicare in alcun modo. And there's probably another one. Ho tolto il ponte. Ho tolto il ponte e non me ne ero accorto. Nicely done. I mean, it's gross, but you can't argue with results. Benissimo.
Non so se questo ci serve a prenderlo. Per ora lo lascerei. No, ci serviva. Ma va bene. Qualcuno mi dia delle scarpe. E danni e sbilanciamento in più. Per il resto non abbiamo ancora sbloccato niente. Quindi equipaggiamo. Mi dice premi ESC per uscire. E ogni volta che premo ESC lui mi rimanda al menu. E questa cosa devo ancora capirla. Un altro passetto avanti. Questo goal comunque direi che ci stia palesemente attirando in una trappola, che sia una cosa molto intelligente, perché sennò per quale motivo rimanere, come dire, chiaramente sempre un solo un pizzico fuori dalla nostra portata. Sembra intenzionale. We've got company. Volevo solo capire. Cioè, uno da solo davvero così. Congelato. Dove altro ci stanno? Allora, questo puntiamolo, va. Ho premuto la schivata, ma non ha funzionato. Ma ci avevo provato, quantomeno. Mentre scatto. Sì, lo posso fare. Allora non so perché. Devo anticipare. Un po' il tutto. Magical beams. Magical beams. Allora abbiamo uno e due. I bet we'll need to direct beams at both of them. Sì. Di qua si scende e basta. Ah. Found it. Non era per il cristallo puro che eravamo qui, però, attenzione. Dov'è il forziere? Non è quello, giusto? Decisamente no. È qui più in alto? No. E atleta? That's one. Now to find the other. Sì, sì, that's one, ma non sono mica contento. Allora, tecnicamente, se io mi metto qua, secondo lui è più in là. Tra l'altro, mentre noi qui ci divertiamo e perdiamo tempo, tiratemi su. No. Avevo gentilmente chiesto di essere curato. Ah, è dietro la porta, semplicemente. Ok, non mi ci devo. Non mi ci devo angustiare più di tanto. Done. Era di là. Good work. Now let's see what's behind that gate. Immagino qualche altro darkspawn. Un suono un poco simpatico l'ho sentito. Tanto non dimentichiamoci che c'è la roba di qua adesso, ma questo era fondamentale. Frammento oscuro, arma secondaria, danni e sbilanciamento. Per ora anche qua. Non devo premere ESC, devo lasciare che si chiuda da solo, nella sua autonomia.
oro. C'eravamo già stati quassù. No! Carne di Nag. Residuo eterico. È il primo che troviamo. Avevo visto questi concina io. Avevo visto proprio questi concina come vicino alle valute. Fustola calcificata. Che bello metterla nel mio zaino. Quindi da là si saliva, ma possiamo andare anche. Forziere. Ottimo motivo per fare un salto qua sotto. Statua di Nag, ai Nag. Mi raccontavano che un tempo i Nag piottassero una cifra. Adesso non è più tanto così. Più che altro si nascondono sottoterra. Si potrebbe dire che siano evoluti, visto che non ha mai funzionato molto la loro fuga. Questo durame pure non è molto costante nel fornircelo. Lì c'è un'altra cosina. Eyes open. E qui è pieno di cosine. Ready if you are. You got him good, Brook. Finiti? Io non ho finito qua però. Stavo cercando un'altra cosa che era qua. Mi ero perso il forzierino. Mai fosse. Pensavo ci fosse. Ah, qualcosa c'era. Qui ho preso dell'oro. Ok, diciamo che è incredibile quanto sia scomodo romperli con le armi da mischia, cosa che normalmente non avrei creduto. E lo? Ok, è morto molto male. Ma avrei dovuto fare uno scattino. È stato un salto da pensionato. Scusate ragazzi se vi faccio assistere a questi spettacoli. Speravo di avere un vantaggio tattico avendo tutta questa altitudine, ma non ne ho visti. Questo non ci impedisce adesso intanto di tornare subito sui nostri passi indietro. Cioè, non sui nostri passi, ma lontano dal nostro obiettivo, quantomeno. Raccogli minerale puro. C'è qualcosa qui? Minerale noi comunque lo apprezziamo. Non so quanto sarà utile. Voglio sperare sia utile. Moneta misteriosa e un forziere. Ornamenti consolidati. Danni, capacità. Perché armatura media. L'armatura. Quindi semplicemente secondo me è proprio un amplificatore dei danni in assoluto. Cioè danni, capacità è il tuo massimale di danni che puoi fare? Dovrei leggerlo in... in inglese, in tutta onestà, ma va bene. No, ci teniamo quello che abbiamo perché voglio mantenere i danni molto alti. Chiaramente se uno sceglie la mia professione tende a farlo perché vuole fare tanto male. Ma tanto male. Poi spesso se ne fa tanto. Ah, Doubt Death. È così che funziona il bello di questa carriera, diciamo.
That has to be the ghoul we're tracking. Sì, 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 è quello che ci sta palesemente attirando da qualche parte. Figurati se avrebbe mai funzionato. Oh! See that, bad guys? Under fire, watch it! Ehi, 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 ehi. Allora. Non farò mai in tempo a parlare. Ma questi sono attacchi molto poco. Quegli attacchi così veloci devo capire come gestirli. Forse è meglio schivarli anche se tecnicamente si possono parare. Però bastava pararli bene, forse. I miei piedi. Cosa? Harding? Harding! Harding! Oh mio Dio. Oh mio Dio, è morta. This is the eternal hymn, the prayer and the proclamation. Harding! I can hear it. The song of the stone. What is happening to me? What the? Noi siamo amici, vero Harding? Che? Are you moving those rocks? I don't know. I don't know how to control it. Però potrebbe essere un buon momento per farlo. Allora, combina inneschi e detonatori per scatenare delle detonazioni. Queste capacità applicano un innesco particolare su un bersaglio, ciascun innesco ha un detonatore corrispondente. Per infligge danni e sbilanciamento. Sì. Allora. Adesso, a meno che tu non mi abbia creato qualcosa che mi dà un. Questo applica frantumazione. Applica detonazione ai nemici frantumati. Ah, quindi sarebbe questo più questo. Dilaniamento, perché è nuova. Io sto per essere preso però, però. Non vedo. Watch behind you. Non vedo. Good work, Nev. On the left. Ok, un secondo. Got us at range. Finish. They're coming from the right. End it quick. Great hit, Rook. Alle volte questi zompano troppo presto. Would you luck a rook? E cos'è? È ancora quello? Non era morto? Got us from a distance. Dai che ci voglio provare. Vieni qua. Non è. Cosa hai fatto? Non era un attacco, non era. Got us at a distance. Range incoming. You're on rook. Got us at range. Mi ha preso da dietro malissimo. They're aiming for us.
Va bene. Qui abbiamo un po' di problemi, perché io non sto facendo quello che dovrei fare. Ah, così. Ah, questo toglietemelo dalle palle, grazie. Io qui mi tolgo. Quello è morto. Dov'è il nostro simpatico amico? Oh, cazzarola, via! Got us from a distance. Io questi non mi appare nessun prompt per togliermi. Ok. Cioè, devo più o meno casualmente prenderlo. Got us in a distance. Ma dov'è che mi sta puntando? L'ho interrotto? Ora sono talmente abituato ai prompt che mi fa strano quando non ci sono. E devo uscire da questa mentalità. They're hitting us from afar. Move now. Headshot. Bastardo. That dagger. What did it do to me? Not sure, but we should get back. We'll talk it through there. Your pet has failed, sister. And now the magic of the Dreadwolf's dagger is hidden from me. Fen Harel meddles once again. If his dagger is beyond our reach, we must craft another. Made of red lyrium. Ottima idea. È sempre andato bene utilizzare il lyrium rosso, ma voi siete corrotti, immagino sia diverso. You said something took you over. Something like that. And it's still with you? Yes, I think so. It can't be possession, can it? I doubt it. Dwarves can't be possessed. They aren't connected to the Fade. Solas's dagger triggered this event. But how or why? I'm sorry, Lace. I wish I had answers. It's all right. Talking has helped. And hey, we got the dagger, right? Mission accomplished. Dwarves have never used magic. We can't. Era infuso di lirium. E in genere voi siete molto resistenti al lirium. E in più, quando uscite al... allo scoperto sulla terraferma, diciamo, cioè non soltanto sulla terraferma, in superficie, perdete la vostra capacità di percepire la terra, il ritmo della terra, il suono della terra, quella vostra connessione così intima. Però a me un po' puzza quella possessione che ho visto, perché era una possessione. E secondo me ha a che fare coi titani. Io te la butto là, sono un ignorantello, ma... ma... I honestly don't know what to think. Tell me about it. Maybe I just need time. It's all strange, but... somehow I feel connected. To... to the... stone. To the stone. Dwarves call ourselves children of the stone. Some of us have what we call stone sense. Those that have it can feel caves, lyrium veins, and faults in the rock. I wasn't one of them. Maybe the dagger unlocks something hidden. But this is more than the stone sense I know. I know it's strange, but is this gonna create problems for us? Ma no, no, nel senso, fino a che non ti possiede qualcosa oltre quello che riusciamo a gestire e cerchi in qualche modo di farci del male, no.
Però prendi bene la mira. As long as you're throwing rocks at the bad guys and not me. Don't give me a reason to, then. No promises. I'll send word to the Grey Wardens about the blight we saw. And then I'm gonna lie down. And we need more answers about what the gods are planning. I'll find some place to relax and try to reach solace in the Fade. Good luck. Try not to let him get to you. It feels like we're finally making some progress. And I'm not sure what my new magic's about, but I know it feels right. E questo è l'importante in fondo. Spero solo che non ti stia facendo il lavaggio del cervello. And the gods he'd set loose. They couldn't see their own personal demons coming to haunt them. Harding told herself it felt right. She was connected to the stone, to the lost titans, and all of dwarven history with its buried secrets. I titani. Be anything but good. I titani, infatti. E Varric, non mi piace il tono che ha preso il tuo racconto. Non mi piace affatto. La lama che canta. La squadra ha fatto ritorno sul luogo del rituale di Solas nella speranza di trovare il pugnale di Lirium che Solas stesso ha perso. Hanno strappato l'antico manufatto dalle mani del Ghoul Prole Oscura che ne erano stati attratti, ma toccare il pugnale ha avuto un forte impatto su Harding. A quanto pare ha risvegliato un collegamento dimenticato tra lei e la pietra. Cosa significhi questo per Harding? Rimane da vedere. E abbiamo un nuovo arco per la nostra signorina Harding, decisamente migliore. Guess I should find some place to try to talk to Solas. Cioè dovrei dormire, immagino. Allora, punto abilità, why not? Seguiamo quello che ci siamo detti. Abbiamo sblocchiamo finale decisivo. E va bene. Compagni, qui nessuno ha preso nient'altro, giusto? No. Harding che ha preso qui e ha due punti disponibili. Allora, Harding, un nuovo ramo che abbiamo sbloccato è dilaniamento, quindi applica frantumazione. Io terrei il ramo healing e il ramo frantumazione per ora. 1 e 1 non fa male a nessuno. Poi non posso muovermi fra i vari. No. My personaggio. Cosa abbiamo? Questa che abbiamo volutamente deciso di non utilizzare. Mappa. Abbiamo da parlare con la signorina Harding. Il popolo nanico. Lettera a casa, una lettera non inviata di Harding a sua madre. Carissima Ma, ti scrivo da Minratus nel Tevinter. Sono nel Tevinter, non è fantastico? Sì, ci sono maghi assetati di potere, schiavisti e cultisti, ma la città non è solo questo. Dovresti vedere le luci magiche. Te ne avevo già parlato, ma non lavoro più per l'Inquisizione come prima. È complicato. Mi manca però, mi mancano Skyhold e i miei amici di lì. Ma Charter si tiene ancora in contatto e sto lavorando con Varric su qualcosa di molto importante. Vorrei poterti dire di più. Presto lo farò. Siamo davvero vicini a trovare la persona che stiamo cercando. Una volta finita tornerò a casa e potrai sentire tutta la storia. Magari tornerò in tempo per la tosatura delle pecore. Con tanto amore, Lace. Oh. Potrebbe andare tutto male e tua mamma e tutti i nostri genitori potrebbero morire male, ma... Appunti di Harding sul pugnale di Lirium. Non avevano idea che si trattasse di un pugnale quando lo trovarono nel Taiga ancestrale. Sembrava un idolo coperto di simboli, intagliato nel Lirium rosso. Non ho mai voluto fissarlo troppo, disse Varric una volta. Mi sembrava che ricambiasse lo sguardo. Suo fratello Bartrand tenne per sé l'idolo e forse lo fissò anche troppo. Quando sentì la sua sanità mentale vacillare, Bartrand vendette l'idolo all'alto comandante Meredith di Kirkpall, che lo saldò su una spada. Non ci fu lieto fine per lei. Eventi che mi sono vagamente noti, devo dire.
L'idolo rimase conficcato nei resti pietrificati di Meredith finché non fu rimosso qualche anno fa, presumibilmente da Solas e riportato alla sua forma originale. Fu allora che scoprimmo il legame dell'idolo con le divinità elfiche. Solas usò il pugnale di Lirium per creare il velo e lo userà per abbatterlo. Quindi quello era proprio il pugnale fondamentale. Cosa mi sono perso? Non è quello che ho appena letto? Sì, e secondo te c'è altro però. Ah no, dovevo soltanto cliccare da un'altra parte. E anche te, perché ho il diario. Harding. Il contatto con il pugnale di Lirium di Solas ha conferito ad Harding una magia misteriosa che le permette di manipolare certi tipi di roccia. Sebbene Harding sia preoccupata riguardo alle sue origini, questo nuovo potere la fa sentire connessa alla pietra, un concetto enigmatico spesso evocato dal popolo nanico che è al tempo stesso divinità, antenato e patria. Ok, va bene. La situazione di Harding non è normale. E chissà se Varric vorrà aprirsi anche un po'. What? Da quando in qua questi si aprono? Sala della musica. Ma che cos'è? Ma prima perché era chiuso? Ok, ok, qui dobbiamo farci un mega giro di esplorazione, vero? Ricordi di un duetto. Lo spartito lasciato qui sembra essere per un duetto. È stato annotato con mano esperta. Le annotazioni sono accompagnate da evidenti impressioni emotive. Pratica diligente, con occhio spietato verso gli errori. Il sollievo dei risultati privati. Lontano da incomprensioni in buona fede e da una venerazione insensata. Una gioia inespressa al centro di echi crescenti e perfetti. Finalmente affiora un caro ricordo, uno sguardo sorridente, incrociato in un crescendo. Un momento di comprensione condiviso. Vedere completamente ed essere visti pienamente. Le impressioni svaniscono. Molto profondo e molto poco chiaro. Una delle due. Aspetta, aspetta, aspetta. E continua. Mi puzza. Qui, secondo me, continuerebbe la tana Hobbit del Sola Solas. Facciamo finta di crederti, eh. A meno che non ci sia qualche leva, qualche... Qui era proprio una stanza non solo della musica, ma direi delle arti anche. E di qua? No. In base... Però adesso... Ah, erano illuminati questi simpatici tre cristalli. Da tener presente. Faccio un giro nel caso ci sia qualche novità qui al faro. E poi tentiamo di trovare un posto dove parlare con Solas, che fondamentalmente è terribile, perché siamo anche noi in qualche modo posseduti, non solo Harding. E beh, lei almeno non sappiamo cosa la stia possedendo. Ho la certezza che sia Solas, e quindi ho la certezza che faccia piuttosto schifo.